Carissimi amici, ci rivediamo dopo la pausa estiva, spero riposati, abbronzati, rigenerati a vita nuova, pronti a decollare in questo nuovo anno. Siamo all'inizio di settembre, dunque anche tempo di attesa, di programmazione, di progettazione. Spero che possiate davvero riprogettare la vita, ma partendo da questo entusiasmo per la vita che è fondamentale. Gli scribi e i farisei pongono a Gesù una questione. È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie oppure no? Quindi pongono la questione del divorzio. Bisogna allora fare una leggera, veloce premessa. Al tempo di Gesù era facile per un uomo divorziare da una donna, anche perché la donna non contava per nulla. La donna era considerata come una proprietà. Proprietà del padre o di un fratello, proprietà del marito. Pensate che al tempo di Gesù le varie scuole rabbiniche erano arrivate a concludere che un uomo poteva divorziare da una donna se per caso questa, mentre attingeva l'acqua, aveva la veste, le maniche, cioè alzate fino al gomito. Allora poteva scrivere un libello di ripudio, consegnarglielo e già era divorziato. Quindi le donne venivano scaricate con molta facilità. Pongono a Gesù questa domanda e Gesù risponde, in quanto loro si appellano a Mosè, che era arrivato a concedere questa opzione del divorzio. E Gesù dice: è per la durezza del vostro cuore che Mosè ha concesso questo. Ma in principio, e qui Gesù si appella al testo di Genesi, dunque alla volontà creazionale di Dio, in principio non era così. Perché? Perché Dio ha creato l'uomo, maschio e femmina, l'uomo è chiamato a lasciare il padre e la madre per essere uno con la sua donna ed è una unità indissolubile. Gesù dunque si richiama all'imprincipio, cioè al progetto di Dio, e nel progetto di Dio l'umanità è maschio e femmina e questa umanità è chiamata ad essere riflesso di Dio nella relazione dei distinti, perché l'unità è la comunione dei distinti. Nella distinzione si può vivere la relazione, e la relazione, mentre tende a fare dei due una carne sola, come progettualità, continua a distinguere. L'unità non è assuefazione, non è omologazione, l'unità non è fusione, ma è distinzione, perché l'unità è un progetto di vita. Difatti il testo di Genesi recita «le echad bazar», cioè i due saranno verso la carne uno. E nella distinzione relazionale di maschio e femmina che l'umanità può essere come Dio, perché solo Dio è echad, solo Dio è uno. L'umanità ha come ideale quella di arrivare a Dio uno, e si può arrivare a Dio uno solo nella relazione dei distinti, maschio e femmina. Per Gesù il matrimonio è una realtà fondamentale, costitutiva dell'umanità, costitutiva della società. Senza matrimonio non c'è neanche la Chiesa, perché senza matrimonio non c'è famiglia, famiglia vera, fondata sull'unità dei distinti che ha come ideale tendere all'unità come Dio, all'uno che è Dio. E dunque Gesù pone questa questione in maniera seria. Noi siamo chiamati a riflettere allora, non tanto sulla
possibilità del divorzio e non tanto a vederlo come norma, allora non si può divorziare, quanto a vedere il matrimonio come una realtà sacramentale straordinaria. Ci sono delle cose che nella vita si possono vivere una e una volta sola, perché la vita è una e siamo chiamati a giocarcela fino in fondo. Nessuno di noi può cancellare la vita, può abdicare dalla vita e ricostruirne un'altra. La vita è una, sta a te viverla fino in fondo, riempendola ogni giorno di significato. Così il matrimonio è uno, sta a te allora essere saggio, prudente, prima di andare alle nozze, metterti davanti alla tua coscienza, davanti a Dio, magari facendoti accompagnare da un sacerdote o da qualcuno saggio, esperto nella vita e nell'anima, per capire se veramente quella è la donna per te, per capire se veramente quello è l'uomo che Dio ha voluto per te, ha disegnato per te. E poi nella buona e nella cattiva sorte, insieme a tendere verso l'uno. Con l'amore si può tutto. L'amore a volte è fatto anche di lacrime, di sofferenza silenziosa. A volte l'amore vero è anche calpestato, ma solo così noi costruiamo uomini e donne forti, capaci di assicurare un futuro vero all'umanità. Arrivederci. Thank you.